Ciao e benvenuti in ViAthlete. Come migliorare il V-shape? Vi faccio vedere una mia seduta d'allenamento in previsione alle prossime competizioni. Gambe e glutei, spalle e dorso. Andiamo! Primo esercizio, hip thrust. Io lo faccio 3 volte a settimana, una volta pesante, una volta medio e una volta leggero. Oggi lo farò pesante, 4 serie da 6 ripetizioni. Ok, andiamo. Mi fermo sempre un secondo in alto perché lì è il punto di massima tensione. Stacchi rumeni. Il gluteo è il muscolo più grande e più forte del nostro corpo, quindi dobbiamo allenarlo coi sovraccarichi per diventare sempre più forti. Diffidate di chi vi dice e vi promette risultati soltanto con elastici e cavigliere. Andiamo. Esercizio a fondo bulgaro è un esercizio che a molti sta antipatico, ma che io inserisco spesso nelle mie routine e è un esercizio che amo particolarmente. Andiamo a fare 3 serie da 10. Quarto ed ultimo esercizio per i glutei. Andremo a fare una super set per andare a ricercare un po' di pumping con le alte ripetizioni. Una back extension 15 ripetizioni più un abductor 20 ripetizioni. Il tutto per 4 serie. Glutei finiti, li ho allenati seguendo i principi base del metodo Invictus, quindi partendo da un esercizio pesante con basse ripetizioni per poi passare a esercizi più semplici e più leggeri ad altre ripetizioni. Se volete saperne di più e allenarvi anche voi col metodo Invictus, cliccate il link qui sopra. Ok, adesso passo ad allenare le spalle, cosa che a me piace tantissimo, con delle spinte in alto 4 serie per 8 ripetizioni e delle alzate laterali 4 serie per 12, seguendo sempre il metodo Invictus con il quale partiamo da un esercizio più pesante a basse ripetizioni, passando poi a un esercizio più leggero con alte ripetizioni. Andiamo! Ricordatevi sempre di arrivare bene, sempre fino in fondo. Passiamo al dorso con una lat machine con la barra, 4 serie da 8 ripetizioni per poi fare un rematore con manubrio, 3 serie da 10 ripetizioni.
ragazze, allenamento finito, sono molto provata, però come al solito sempre molto felice. Se volete allenarvi anche voi, come me, col metodo Invictus, cliccate qui sopra e noi ci vediamo al prossimo video.